Per la seconda volta dopo 2 anni ho partecipato a una trasmissione su Radio Maria. La cosa potrebbe spaventare. Uno potrebbe già dire: sei impazzito, cosa sei andato a fare su quella radio, a sgranare rosari? E invece no. Fabio Trevisan, che conduce una trasmissione sulla dottrina sociale della Chiesa, mi ha invitato a parlare per oltre un'ora di Tolkien e del mio ultimo libro, Alla scoperta della Terra di Mezzo. E si è trattato di un bel appuntamento. Primo perché si è parlato di Tolkien e mi è stata data la possibilità di esprimere tutte le mie idee. Secondo perché l'intervistatore ha dimostrato di aver letto veramente il mio libro e mi ha fatto delle domande incredibilmente a tema, sensate, che in alcun modo hanno dato l'idea che stessimo parlando su una rete cattolica, per non dire confessionale. 2 anni fa ero già stato ospite della stessa trasmissione in occasione dell'uscita del mio libro sulla lettura della Hobbit. E ci sono state addirittura 2 telefonate del pubblico. Non me lo aspettavo che su Radio Maria qualcuno conoscesse Tolkien, il Signore degli Anelli, e si facesse avanti a fare 2 domande, quindi ho apprezzato enormemente la cosa. E ovviamente, come tutti sanno, la mia lettura di Tolkien non è minimamente allegorica, quindi credo che il dibattito si sia arricchito anche di questa posizione, non perché l'ho detta io. Ed è la prova che si può fare anche buona cultura e buona divulgazione cattolica, anche su radio che tradizionalmente nessuno prenderebbe in considerazione. Buonasera a tutti, a 50 anni dalla morte di Tolkien, questa sera l'Osservatorio di Dottrina Sociale della Chiesa Cardinal Bantuan vuole dedicare un'intera puntata al grande scrittore e narratore inglese. Leggiamo insieme Tolkien e la Terra di Mezzo. Ecco, già ci siamo occupati di Tolkien in passato, anche con una trasmissione riguardante Tolkien e la dottrina sociale della Chiesa, ed anche con un numero del bollettino, la rivista trimestrale dell'Osservatorio Cardinal Bantuan, La grande letteratura e la dottrina sociale della Chiesa. Questa sera abbiamo un illustre ospite con noi, ecco, che saluto, Paolo Nardi. Buonasera. Buonasera, saluti a tutti, grazie dell'invito. Ecco, Paolo Nardi è uno dei più grandi studiosi tolkieniani e ha scritto un recente volume davvero molto molto interessante, che approfondisce e corregge l'approccio a questo grande scrittore Tolkien. E il titolo dell'ultima opera di Paolo Nardi è Alla scoperta della Terra di Mezzo, mito, linguaggio e potere nell'opera di Tolkien. Ecco, in precedenza Paolo Nardi aveva scritto Leggiamo insieme lo Hobbit e Leggiamo insieme il Signore degli Anelli, ecco, tutti questi volumi editi da Fede Cultura. E nella prefazione a quest'ultima opera, Alla scoperta della Terra di Mezzo, prefazione curata da un altro grande tolkieniano italiano, Claudio Antonio Testi, vi cito: il volume di Paolo Nardi è una guida sicura nel complesso mondo di Tolkien, che troppo spesso è stato oscurato e banalizzato da una cattiva divulgazione guidata da pregiudizi e intenti confessionali o politici. Ecco, noi vogliamo proprio ricostruire un giusto approccio, correggere magari il tiro e approfondire nello stesso tempo questo grande autore. Allora farei subito una prima domanda a Paolo Nardi. A fronte di queste visioni distorte e superficiali, come abbiamo appena letto nella prefazione di Claudio Antonio Testi, quale modalità suggerisce per approcciarsi correttamente a Tolkien? Beh, è stato detto. Cioè, Tolkien è un autore che nel corso dei decenni, soprattutto nel nostro paese, in Italia, è stato mal interpretato, è stato ghettizzato, rifiutato, è stato bollato come un escapista, un autore fuori dal mondo, dalla modernità, e
una precisa parte politica l'ha rifiutato, un'altra ben precisa parte politica l'ha adottato. Si è registrata una via italiana a Tolkien, che per quanto possa riscuotere successo dal punto di vista politico e ideologico, è, per come la vedo io, una lettura molto provinciale, superficiale e parziale, per capire questo autore, che in realtà è un autore pienamente moderno, che ha scritto nel Novecento, ma che ha scritto delle opere di narrativa che possono parlare anche a noi, ormai del 2000, e quindi è un autore più attuale che mai. Continuano a uscire i suoi libri, ogni anno ne abbiamo diversi, ha pubblicato più da morto che da vivo, e l'approccio corretto per affrontarlo, secondo me, è quello di leggerlo davvero, prendere i suoi testi, leggere i suoi romanzi, tentare di entrare nella Terra di Mezzo, che era il suo mondo secondario, così lo definiva lui stesso, magari anche appoggiandosi allo studio dei maggiori esegeti internazionali che nel corso del tempo hanno studiato la sua opera e hanno prodotto anche una saggistica di notevolissimo livello. Io personalmente faccio parte di un'associazione tolkieniana che si chiama AIST, Associazione Italiana Studi Tolkieniani, che come primo obiettivo ha sempre avuto quello di mettere lo studio di Tolkien al pari degli studi internazionali. C'è un dibattito nel mondo su Tolkien, non possiamo ignorarlo pensando di leggerlo come vogliamo, perché ci va bene solo una sua parte della sua opera e non ci va bene qualcos'altro. Io direi di approcciarci a questo autore come un autore, un narratore problematico, attento alla complessità della narrazione, che non ci offre delle soluzioni pronte da usare, chiavi in mano, ma che ci vuole far riflettere sui problemi anche della nostra esistenza. Ecco, grazie. Nell'introduzione al volume Alla scoperta della Terra di Mezzo, Paolo Nardi scrive: la struttura del libro rispecchia gli ambiti dell'opera di Tolkien che maggiormente mi affascinano, cioè quelli legati alle lingue e alla filologia. Proprio il linguaggio, le parole e i nomi sono gli elementi che contengono le storie e stabiliscono quel rapporto tra mondo primario e mondo secondario. Ecco, linguaggio, quindi parole, nomi, rapporto tra mondo primario e secondario. Ecco, se possiamo spiegare ai nostri ascoltatori l'importanza di questi elementi in Tolkien. Allora, questo libro che io ho appena scritto, La scoperta della Terra di Mezzo, si basa proprio sul rapporto tra il mondo primario e il mondo secondario. Allora, per spiegare molto facilmente cosa intendo, allora, per mondo primario si intende il nostro, il mondo che ci circonda, la nostra realtà, la nostra vita. Noi viviamo nel mondo primario, la nostra vita sulla Terra. Poi c'è però un mondo secondario, che è il mondo dell'immaginazione, il mondo delle storie, delle favole, delle fiabe, dei miti, tutto quel mondo fantastico che molte persone non vorrebbero sentir nominare perché è sciocco e superficiale, ci porta lontano dalla realtà. Ecco, per Tolkien questo mondo secondario è la Terra di Mezzo ed è un mondo molto importante, perché il mondo delle storie è fondamentale per noi del mondo primario. C'è un rapporto interno nella narrazione che fa sì che noi del mondo primario leggiamo le storie del mondo secondario e ne rimaniamo affascinati. Ma c'è un rapporto anche interno a questo suo mondo secondario, cioè i personaggi del Signore degli Anelli hanno un rapporto nei confronti di queste storie provenienti dal passato. E io credo di poter individuare un elemento fondamentale, che i personaggi che accettano di scendere a patti con questo mondo delle storie, con questi grandi modelli del passato che vengono raccontati e si possono vedere reali, perché esistono, sono esistiti, hanno successo. Mentre i personaggi che rifiutano di averci a che fare sono quelli che capitolano per primi. E a tutto questo, come dicevi bene tu Fabio, c'è un problema linguistico, filologico. Perché? Ma perché Tolkien era un filologo, era un linguista. Nella vita lui faceva il professore di letteratura anglosassone, insegnava l'inglese antico, quello delle saghe del suo paese del VII secolo, come il Beowulf,
E quindi tutto questo non può non essere rientrato all'interno di questo suo mondo fantastico. E questo rapporto tra mondo primario e mondo secondario si esprime anche e soprattutto nelle lingue, in quanto lui era un filologo linguista. Allora, per esempio, generalmente si sa che Tolkien ha creato delle lingue, ha creato l'elfico, per esempio. Noi sappiamo che esistono ben due lingue elfiche. E esiste il Quenya e il Sindarin, quindi ha creato una grammatica, una fonetica, una fonologia, insomma, esistono queste lingue a livello secondario, ma poi ne esistono altre, l'Ovesto per esempio, quello che parlano gli Hobbit all'interno del Signore degli Anelli, o il Rohirrim, che è quello che parlano gli uomini di Rohan, e noi vediamo che nel Signore degli Anelli queste lingue non esistono come lingue inventate. Ma esistono per esempio come inglese e in italiano ovviamente nella traduzione. Gli Hobbit parlano l'inglese moderno, ma i Rohirrim, i cavalieri di Rohan, quelli che vediamo anche nel film di Peter Jackson, parlano Rohirric, che viene tradotto nella finzione narrativa da Tolkien nell'anglosassone, cioè l'inglese antico. E tutta la sua narrativa è proprio questo, è un grande gioco di traduzioni delle lingue inventate utilizzando le lingue reali del nostro mondo, quelle dell'antichità, quelle che lui studiava, il norreno, l'islandese, l'inglese antico, il germanico, tutte lingue vere, anche a livello cioè, della scrittura, per esempio utilizza le rune tipiche delle popolazioni anglosassone. Si sa che Tolkien si è ispirato al finlandese, al gallese, a tutte queste lingue. E noi li troviamo all'interno della sua opera ed è per questo che sono così importanti i suoi nomi, perché i nomi sono parlanti e i nomi hanno spesso a che fare con i significati presenti all'interno di queste lingue del mondo reale. Quindi è un rapporto molto stratificato questo tra mondo primario e mondo secondario, che però è molto più vicino a noi di quello che possiamo pensare. Ecco, benissimo. C'è all'interno del libro, alla fine della prima parte di come è strutturato il libro alla scoperta della Terra di Mezzo, un capitolo dedicato alla nuova traduzione del Signore degli Anelli e quella di Ottavio Fatica. Ecco. Io cito questo perché ci permette questa traduzione di capire, facendo proprio le parole di Paolo Nardi, come Tolkien scriveva e ragionava. Ecco, se può aggiungere qualcosa in merito a questo rilievo, a questa nuova traduzione. Sì, è una cosa molto difficile da affrontare, sono onesto, perché da quando questa nuova traduzione è uscita nel 2019 ha subito scatenato i cosiddetti flame, su internet, discussioni che non riescono a trovare una soluzione tra sostenitori ma soprattutto oppositori, perché per via della difficile storia di Tolkien in Italia, la vecchia tradizione del Signore degli Anelli, che aveva ormai 80 anni, si è incancrenita e aveva creato una specie di santino intoccabile. Il problema è che la vecchia tradizione aveva spalmato Tolkien su un registro linguistico tutto uguale, molto alto. Quindi noi aprivamo il libro, leggevamo i dialoghi e trovavamo che gli Hobbit e gli Alti Elfi parlavano tutti allo stesso modo, come se anche i villici incolti che vivevano nella campagna della contea fossero dei professori di Oxford, cosa che non è assolutamente vera. In Tolkien c'è una stratificazione di registri linguistici impressionante. Tolkien utilizza uno stile medio, in modo tale che qualsiasi lettore possa capirlo. Ma poi ci sono degli improvvisi crolli, a livello stilistico, ma anche degli improvvisi innalzamenti. E i personaggi parlano a seconda della loro origine, della loro classe sociale. Come detto, ci sono dei villici hobbit che parlano in maniera sgrammaticata perché non conoscono la lingua. Poi però troviamo degli elfi, dei sovrani elfici, che parlano in maniera molto ricercata, come se utilizzassero l'Oxford English Dictionary. E poi, per esempio, troviamo un personaggio come il drago Smaug all'interno dell'Hobbit che parla come un aristocratico inglese del XX secolo.
utilizza tutte le formule tipiche della nobiltà, che si trova a contatto con degli inferiori. Ecco, e questo è un altro degli elementi della lingua di Tolkien, cioè i personaggi parlano in determinato modo, ma poi possono cambiare il loro linguaggio a seconda del loro interlocutore. Allora, la nuova traduzione ha provato a fare proprio questo, ha cercato di replicare questi registri linguistici a seconda del personaggio che parla, quindi dimostrando una grande conoscenza dell'inglese utilizzato da Tolkien. E poi questo si traduce anche in un'attenzione particolare nei confronti dello stile e della prosa di Tolkien, che è quello di una narrazione, come detto, abbastanza media, che però improvvisamente ha degli elementi interni che non ci saremmo mai potuti aspettare, che nella vecchia tradizione non trasparivano. Noi pensiamo che Tolkien sia semplicemente un romanziere. Ma invece, se noi andiamo a vedere tutta la gamma della sua produzione, scopriamo che lui per primo, a lungo, ha desiderato passare alla storia come poeta. E molte delle sue storie, che troviamo per esempio all'interno del Silmarillion, un'altra delle sue opere più epiche, che ha a che fare con il suo universo immaginario, è proprio scritta, queste storie sono scritte in versi poetici, e direi di più, in versi allitterativi come quelli della poesia medievale. E tutto questo si ritrova anche all'interno del Signore degli Anelli, dove è pieno di canzoni, pieno di storie, ma non sono canzoni buttate lì a caso, sono delle poesie, delle canzoni più facili, più popolari, che derivano dalle nursery rhymes del periodo vittoriano, edoardiano, quelle che sono molto famose in Inghilterra, fanno parte dell'educazione dei bambini, ma poi queste poesie sono anche delle saghe epiche che vengono narrate all'interno del testo, e spesso addirittura Tolkien all'interno della sua narrazione in prosa nasconde dei versi con i metri e utilizza delle parole arcaiche, utilizza degli arcaismi in maniera voluta, e tutto questo è difficilissimo da rendere in italiano. Se non siamo inglesi non possiamo coglierlo fino in fondo. La nuova traduzione ha provato a fare proprio questo. Ha tentato anche di riflettere sull'arcaismo, cercando di tradurre le frasi di Tolkien in una determinata maniera, per far rendere conto al lettore di trovarsi di fronte a delle cose particolari all'interno del testo. Quindi io darei una chance a questa nuova traduzione, che è stata così contestata, criticata, insultata, vilipesa, ma che alla fine dimostra un certo tentativo di farci scoprire il vero modo di scrivere di Tolkien, che era un linguista e che quindi doveva pensare alle parole, cioè lui partiva dalle lingue, dalle parole e poi arrivava alla narrazione. E forse il miglior merito, il più grande merito di questa nuova traduzione è averci fatto scoprire proprio il modo di scrivere di Tolkien. Adesso hanno cominciato a uscire dei saggi, si sono fatti dei convegni sul modo di scrivere di Tolkien, tutte cose che sono state possibili proprio grazie a questa nuova traduzione che per la prima volta ci ha fatto riflettere su questo problema. Ecco, benissimo, benissimo. Ecco, quindi potete immaginare, ecco, io invito davvero a leggere questo volume, che come dice nella prefazione Testi, è un volume di grande divulgazione. Ecco, sono davvero contento di avere qui questa sera Paolo Nardi che ci spiega questo davvero corretto approccio. Ecco. Quindi partendo dalle lingue che lui amava, studiava, ecco, Tolkien riplasmava, no, in questa che viene chiamata anche da Paolo Nardi riscrittura creativa, ma soprattutto, ecco, l'importanza dell'indagine delle fonti in Tolkien. Intanto, ecco, se può dire qualcosina riguardo a questa riscrittura creativa di Tolkien, qual è il significato, insomma, e poi anche così le fonti più importanti che hanno ispirato Tolkien. Beh, allora, siccome si è detto che Tolkien era un professore di letteratura anglosassone, il suo mondo di riferimento era quello, diciamo, dell'Alto Medioevo.
Le fonti di Tolkien sono quelle che si possono trovare nel grande mondo delle saghe nordiche. Allora, anche su questo tema ne sono state dette di tutti i colori. Le saghe nordiche, che poi sono quelle che conosciamo più o meno attraverso Wagner, L'oro del Reno, L'anello del Nibelungo, oppure anche i fumetti della Marvel con Thor. Ecco, tutta Odino, tutta la mitologia nordica, ma non c'è solo questo. Sicuramente i Nibelunghi sono la base dello studio di Tolkien, la stessa figura del drago, il drago Smaug dell'Hobbit, il drago Glaurung del Silmarillion, sono basati fondamentalmente sul drago Fafnir della storia di Sigfrido, tanto famosa, ma anche sul drago del Beowulf, eccolo qua, questo poema di questo eroe che si chiama proprio Beowulf del VII secolo, ambientato in Danimarca, scritto in antico inglese che Tolkien insegnava a scuola, lo traduceva anche, ha provato a tradurlo sia in versi sia in prosa ed è sempre stato il suo modello fondamentale. L'Hobbit e gli Anelli sono pieni di cose prese dal Beowulf, ci sono delle vere e proprie citazioni e nel mio libro ne parlo. Ora, dico tutte queste cose perché uno degli atteggiamenti forse più sbagliati che sono stati fatti, cioè, è stato tenuto nel corso del tempo relativamente alle fonti di Tolkien, è stato quello di voler identificare in questo o quel personaggio del Signore degli Anelli un qualcosa che deriva dalle sue fonti di ispirazione. E questo è un problema che ha a che fare con l'allegoria, cioè mi spiego. È molto facile prendere l'opera di Tolkien e dire l'anello del potere è l'allegoria della bomba atomica, oppure Galadriel, la signora degli elfi, la dama del Bosco d'Oro, è chiaramente la Madonna, oppure il Lembas, il pandivia degli elfi, è chiaramente l'allegoria dell'Eucaristia che accompagna i credenti nel corso della loro vita come sostentamento. Tutte queste cose ci sono, ma non sono l'unico modo per spiegare i personaggi e gli elementi all'interno del Signore degli Anelli. Cioè, Tolkien aveva delle fonti che erano molteplici, aveva molti riferimenti anche colti che erano suoi tipici della sua professione di professore, ma anche della sua passione, perché lui amava queste cose. Lui era il primo fan delle saghe nordiche e addirittura non gli bastavano mai, ha provato a riscriverle, a scrivere delle continuazioni, perché era un fan, come spesso noi siamo fan di qualcosa e ne vogliamo di più, non ci basta quello che vediamo. Ma questo poi non ha portato solo alla riscrittura di alcune opere da parte di Tolkien della letteratura medievale, ma ha portato anche alla riscrittura di determinati personaggi che nella sua mente hanno dato origine ai personaggi del Signore degli Anelli. E anche qui mi spiego, è uscito da poco un bel libro che si chiama Il Lai di Atru e il Trun, che è un componimento di Tolkien basato sul materiale che veniva dall'antica Bretagna medievale. E è una specie di poesia che parla di due nobili, lui e una lei, un signore e una signora, che non riescono ad avere un figlio e quindi hanno la bella idea di rivolgersi a una fattucchiera del bosco, tipica del mondo celtico. Quindi lui si impegna, promette se stesso in cambio di avere un figlio. Sappiamo quanto problematico era il problema di avere dei figli per degli uomini medievali. Se non avevi un figlio finiva la stirpe e non sapevi più a chi dare tutto il tuo patrimonio, il tuo regno. Quando nasce effettivamente questo figlio, grazie al filtro magico della fattucchiera, c'è il problema che il signore deve dare se stesso alla fattucchiera e allora rifiuta e muore. Allora, questa storia, che apparentemente non ha né capo né coda, in realtà ci fa vedere molte cose, perché ci fa ragionare su un elemento, cioè che la foresta di Brocéliande, che è tipica della Bretagna medievale, ha dato origine nel nome alla foresta, al continente del Beleriand, che è la terra dove si svolge il Silmarillion.
l'opera più epica di Tolkien, ma contemporaneamente il bosco dove c'è questa fattucchiera strega diventa il bosco d'oro di Lothlórien nel Signore degli Anelli e la fattucchiera diventa Galadriel. Per tutti quelli che hanno visto il film del Signore degli Anelli, Galadriel sembra una delle elfe più sagge, pure, di tutto l'universo tolkieniano. Ed è effettivamente così, perché si sa che uno dei modelli di ispirazione di Galadriel è la Vergine Maria. L'ha detto lo stesso Tolkien. Ma questo non vuol dire che Galadriel è la Vergine Maria, perché contemporaneamente in Galadriel sono finiti anche elementi che sono tipici di questa strega del bosco, che è molto ambigua e che potrebbe anche far morire le persone. Guarda caso, se noi leggiamo il romanzo del Signore degli Anelli, scopriamo che gli uomini, non gli elfi, gli uomini di Rohan, gli uomini di Gondor, vedono Galadriel proprio così, come la fattucchiera malvagia del bosco. E ne parlano, eh? Hanno paura che la fattucchiera predica loro la morte o che lanci un maleficio. Quindi tutti questi elementi sono compresenti in questo personaggio che però ha svariate fonti e vive un'altra storia all'interno della Terra di Mezzo, perché poi Galadriel è un personaggio che esiste solo all'interno del mondo secondario di Tolkien, ha determinati problemi, parte da determinate origini e anche degli obiettivi. Vedremo come finirà alla fine del Signore degli Anelli, ma è un personaggio indipendente, con una sua funzione narrativa all'interno di quel mondo. Questa non è una cosa che Ecco. riguarda solo Galadriel, riguarda anche personaggi come Aragorn o Gandalf. Prendiamo due dei più famosi personaggi del Signore degli Anelli. Aragorn ha tra le sue ispirazioni Re Artù, quello famoso con la spada Excalibur, ma anche Beowulf, il famoso poema che Tolkien tanto amava, e Gandalf ha altre fonti. Uno è Odino, il dio Odino della mitologia nordica, l'altro è il mago Merlino, il mago della saga di Artù, e l'altro è il vecchio saggio Väinämöinen del Kalevala finnico. Ovviamente Gandalf deriva da questi personaggi, ma non è nessuno di loro, è Gandalf con una sua storia all'interno di quel mondo secondario. Quindi la riscrittura creativa di Tolkien fa sì che ci siano tutti questi elementi provenienti dalle sue fonti medievali. Ma poi tutto questo viene filtrato attraverso la riscrittura molto creativa di Tolkien, che ne fa dei personaggi indipendenti e soprattutto molto moderni, che riescono a riflettere anche sui problemi che interessavano a Tolkien e che interessano anche noi oggi nel nostro secolo, perché Tolkien è un autore assolutamente moderno, anche se utilizza una chiave diversa di approccio alla vita, cioè la chiave del fantastico, che non va per la maggiore, ma che secondo me offre un buon modo per ragionare sui problemi. Ecco, non abbiamo finora accennato agli Hobbit, dico, queste figure originali che tutti hanno, no? Magari sotto gli occhi, chi ha letto che c'è l'Hobbit, oppure leggiamo insieme il Signore degli Anelli, quindi Bilbo, Frodo, Sam e così via. Io cito ancora una frase molto bella di Paolo Nardi: l'importanza dei piccoli e degli eroi improbabili, che con le loro gesta e le loro decisioni contribuiscono in maniera decisiva a cambiare il corso degli eventi e a realizzare il disegno provvidenziale che passa attraverso il libero arbitrio delle persone. Ecco, quindi la domanda è questa: qual è l'importanza quindi dei piccoli, degli hobbit nell'opera tolkieniana alla luce anche di questa splendida frase che io ho appena citato? Ti ringrazio della domanda, qui dietro c'è un intero mondo, non perché l'ho scritta io, ma perché è il concetto di Tolkien, cioè i piccoli, gli hobbit, che sono degli esserini alti 1 metro, che nessuno considererebbe mai, sono i veri protagonisti del Signore degli Anelli e i veri eroi, e allo stesso tempo sono i narratori della storia. Noi possiamo leggere l'Hobbit e il Signore degli Anelli perché sono gli Hobbit a fornirci la lente per entrare nella Terra di Mezzo. Gli Hobbit sono degli esseri molto bassi che vivono in una terra periferica. Hanno uno sguardo obliquo, periferico, marginale rispetto alle grandi storie della Terra di Mezzo.
E la loro terra è una terra molto moderna, che se ne dica. Cioè, spesso Tolkien è stato dipinto come un grande cantore dell'antichità, fuori dal tempo, medievaleggiante, ma guardate che la Contea è la terra più moderna di tutta la Terra di Mezzo. Gli Hobbit fanno cose che facciamo anche noi, che facevano le persone contemporanee a Tolkien. Gli Hobbit fumano la pipa, hanno i fiammiferi, tutte cose dell'Ottocento, i fiammiferi, hanno il servizio postale, un'altra cosa dell'Ottocento. Addirittura si dice che Bilbo, quando sviene, sente come il fischio di un treno nelle orecchie. Com'è possibile nel Medioevo parlare di treni? Eppure Tolkien ne parla, perché la Terra di Mezzo è quella più prossima a noi, quella più vicina al nostro mondo. E gli Hobbit sono una rappresentazione della borghesia rurale dell'Inghilterra del periodo edoardiano, quello che Tolkien aveva conosciuto nella sua infanzia. E gli Hobbit, questi esserini piccoli così, sono eroi improbabili perché nessuno sa neanche che esistano nella Terra di Mezzo. Spesso sono tutti sconvolti quando li vedono. Eppure, guarda caso, è proprio di un Hobbit ha un Hobbit che arriva l'anello del potere. Ed è un Hobbit che lo lascia volontariamente, una cosa che non è mai successa nella storia. Bilbo Baggins, che ottiene l'anello del potere, a un certo punto lo cede volontariamente. Ed è un unicum nella storia. E c'è un altro Hobbit, Frodo, che si fa carico dell'anello e parte per una missione, parte per distruggere l'anello. Ora, questa cosa è molto interessante perché sono proprio questi esseri piccoli che decidono di farsi carico del fardello e riescono a realizzare una cosa che è stata prevista dal destino. C'è una frase molto bella che dice Gandalf a Frodo, il quale si sta lamentando perché gli è capitato tra le mani l'anello del potere. E Frodo dice: quanto vorrei che questa cosa non mi fosse capitata, come facciamo spesso noi quando ci capita qualcosa che non ci piace. E Gandalf, con grande saggezza, gli dice: guarda che questo succede a tutti, in ogni tempo. A nessuno piace quello che ci succede, ma ci succede. E questo ha un senso, cioè quello che ci succede è voluto da qualcuno. Da chi? No, non ce lo dice Gandalf, non c'è la religione di mezzo, però ci dice che c'è all'opera un potere che fa sì che questo succeda e che noi identifichiamo con la provvidenza. Tolkien lo chiama il fato, che è il destino. Nel destino è fissato un fatto, che cioè Dio all'inizio dei tempi ha previsto che qualcuno ritrovasse l'anello e che l'anello venisse distrutto, però c'è bisogno che qualcuno accetti questa cosa. E guarda caso, l'unico che accetta di fare una cosa del genere è un Hobbit. Tutti gli altri che hanno messo le mani sull'anello se lo sono tenuto, non ci hanno pensato minimamente a distruggerlo. Mentre in questo caso l'Hobbit lo fa, se ne fa carico e quindi realizza il grande disegno provvidenziale. E Gandalf dice a Bilbo, a Frodo: Bilbo era destinato a trovare l'anello. E quindi anche tu eri destinato a trovare l'anello. E noi vediamo questa scena anche nel film di Peter Jackson e dice: questo è un pensiero incoraggiante, cioè l'individuo non è lasciato solo a se stesso, ma è lasciato nella condizione di dover decidere. Ecco qua il libero arbitrio. Il Signore degli Anelli è tutta l'opera di Tolkien, basato sulla pervicace insistenza dell'utilizzo del libero arbitrio, cioè della libera scelta, della volontà dell'individuo, che di fronte a un problema è messo di fronte alla necessità di decidere nella piena libertà. Nessuno può obbligarti a fare niente, perché nel momento in cui qualcuno ti obbliga a fare qualcosa, questo qualcuno che ti obbliga diventa lui stesso un signore oscuro, perché ti distrugge, ti viola nella tua indipendenza, nella tua libertà. E invece tu devi decidere. Le guide sagge della Terra di Mezzo, Elrond, Galadriel, Gandalf, non impongono niente e dicono solo che devi decidere, e alla fine spesso chi decide fa la cosa giusta. Questa è un'altra cosa molto interessante. E quindi alla fine cosa viene fuori? Che Il Signore degli Anelli non è affatto un romanzo in cui viene riproposta un'immagine assolutista del potere per cui vincono solo i grandi re, i grandi stregoni, quelli saggi. No.
Anche i piccoli possono essere assolutamente saggi ed esercitare il proprio libero arbitrio e cambiare le cose. Anzi, Signore degli Anelli è il trionfo di un cosiddetto spirito gregario, cioè vincono le seconde linee, quelle che non vengono considerate da nessuno, gli Hobbit, ma anche Faramir, che è il fratello scemo, è il fratello di Boromir, che è considerato il migliore, e invece lui è il fratello che il padre non guarda neanche di striscio. Alla fine vincono proprio quelli che non contano niente. E nel mio libro, alla fine, faccio una serie di profili di questi personaggi che potrebbero sembrare superficiali, potrebbero sembrare semplicemente delle facce che passano per il libro e nessuno si ricorda, ma invece anche attraverso le loro piccole azioni, la loro resistenza al male, una loro decisione che non avremmo mai pensato possibile, ecco, grazie a loro il grande piano della provvidenza si può realizzare, perché alla fine la provvidenza non è altro per Tolkien che la realizzazione di tutti i singoli atti di libero arbitrio delle persone che vanno a comporre questo grande piano divino che permette la vittoria del bene. Certo, ecco, è stato accennato anche al Tolkien cattolico, ecco, io ricordo così, il suo primo figlio era proprio un sacerdote cattolico, no? Però la fede di Tolkien non traspare da facili allegorie, quindi da semplificazioni, ecco, diciamo da scorciatoie. Ecco. Per comprendere bene la sua fede non serve avvalersi di questo, ma piuttosto magari io la collegherei ad esempio anche a ciò che lui chiamava il catastro, che poi nel saggio sulle fiabe. Ecco, su questo saggio vorrei anche cercare di rispondere a quelle che sono state le tre domande fondamentali che lui pone all'inizio e che si trova proprio anche nel libro di Paolo Nardi, ossia che cosa sono le fiabe? Qual è la loro origine e che cosa producono? Ecco, con una precisazione, ecco, sull'eucatastrofe. Sono temi complessi, molto belli, secondo me, su cui bisogna lavorare e credo che ci sia ancora molto, molto da fare. Ecco, se può spiegare l'importanza di questo saggio sulle fiabe, sulle tre domande e il concetto di eucatastrofe. Sì, dici bene, c'è ancora molto da lavorare sull'argomento, in quanto il saggio sulle fiabe per me rappresenta anche una possibile chiave di lettura del Signore degli Anelli. Non vuol dire che il Signore degli Anelli può essere letto solo alla luce di saggio sulle fiabe, però molti degli argomenti, delle tematiche sono spiegate all'interno proprio del saggio sulle fiabe scritto da Tolkien, che è una sua riflessione saggistica sul tema della fiaba. Ora, la fiaba non è quella di Cappuccetto Rosso, la fiaba per Tolkien è il mito, quindi che relazione c'è tra noi e il mito? Cosa ci serve il mito? Poi ovviamente nel mito c'è un po' tutto. E questo tema dell'eucatastrofe che hai sollevato è molto interessante e fondamentale per capire il rapporto che c'è tra Tolkien e la sua fede. Ora, nessuno vuole mettere in dubbio che Tolkien fosse un grandissimo cattolico, un cattolico d'acciaio, andava a messa tutti i giorni, si confessava ogni settimana, cioè era un uomo della grande spiritualità. Se noi leggiamo le lettere, invito tutti a leggere le lettere di Tolkien, è possibile vedere proprio un uomo che aveva una dimensione religiosa molto forte, anche perché la religione cattolica gli era stata passata da sua madre, quindi sua madre che poi l'aveva abbandonato presto perché era morta, e lui era rimasto con questa fede che un po' l'ha identificato come persona, poi è stato allevato da un sacerdote, quindi per noi il cattolicesimo era veramente importante all'interno di una realtà come quella inglese che invece non conosce il cattolicesimo, cioè era una religione marginale nella società, anche se era stata riammessa in società nell'epoca vittoriana, ecco, per intenderci. Però il rapporto tra Tolkien e la religione è molto complesso. C'è chi ha detto che in realtà Tolkien fa solo un'allegoria del cattolicesimo, qualcuno lo prende per una specie di padre della Chiesa, di profeta, di saggio, di teologo. C'è chi ha detto che in realtà la sua opera è semplicemente la trasposizione del magistero, del catechismo. C'è invece chi dice che in realtà Tolkien era un pagano, un agnostico, c'è di tutto. Secondo me, invece di fare queste facili allegorie e dire che era una cosa o l'altra,
Bisogna partire dal presupposto che Tolkien era, come dice Claudio Testi, che è l'autore della prefazione del mio libro, che ha scritto un bellissimo libro chiamato Santi Pagani nella Terra di Mezzo. Tolkien scrive un'opera non religiosa, cioè no, non cattolica, ma profondamente religiosa, senza parlare mai di religione, ma soprattutto in armonia col cristianesimo. E questa cosa è difficile da dire, ma tutto quello che dice Tolkien è diverso dalla dottrina cattolica, ma allo stesso tempo ci può stare insieme. È perfettamente armonica, armonica a livello filosofico. E come diceva San Tommaso, che la grazia ha perfezionato la natura, lui pensava la stessa cosa. I personaggi del Signore degli Anelli non sono cristiani, non sono cattolici, ma non sono neanche cristiani perché non c'è stato un avvento, non c'è stata un'incarnazione, non c'è stata la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Eppure tutti i valori che vengono dipinti, ritratti all'interno del Signore degli Anelli sono valori cristiani che illuminano delle virtù pagane pre-cristiane che sono quelle tipiche del mondo nordico che Tolkien amava e studiava. È proprio nell'Eucatastrofe che secondo me va indagato il profondo rapporto che c'è in Tolkien tra la religione cattolica e il mito. E questo lo vediamo, come dicevi tu, nel problema della domanda a cosa servono le fiabe. E Tolkien dice che le fiabe devono dare ristoro, evasione e devono consolare. Cioè, il mito, la storia, le fiabe arrivano per l'uomo in una situazione che non piace all'uomo. Tolkien dice che è come la fuga del prigioniero, non è l'evasione, cioè semplicemente è un fuggire dal mondo, non è un disertore che se ne va, abbandona la vita, si suicida, non gioco più, no, è un modo che ci viene dato per uscire dal nostro mondo che non ci piace, andare in un mondo bello. La Terra di Mezzo è un mondo bello, dove uno ci si può perdere e può rimanere affascinato dalle storie che si raccontano. Ma la storia deve dare anche una consolazione, deve avere un fine non edificante, perché sarebbe banale dire edificante, ma deve esserci comunque un profondo senso alla fine di tutto questo. E Tolkien trova questo senso nel concetto di eucatastrofe. Cosa vuol dire? La catastrofe è al contrario, è una buona catastrofe, è quel sovvertimento gioioso che ti trasforma le cose, delle cose che tu pensavi andassero male, invece vanno bene, in maniera inaspettata. Allora, se noi prendiamo il Signore degli Anelli, troviamo un'eucatastrofe incredibile, cioè il finale del Signore degli Anelli. Frodo, l'Hobbit, arriva a Montefato, il vulcano di fuoco dove è stato forgiato l'anello. Deve buttare l'anello e non lo butta, rifiuta di farlo. A questo punto la storia è finita, è fallita la missione. Ma in quella arriva Gollum, la strana creatura che l'ha accompagnato e che è stato possessore dell'anello prima, gli stacca un dito a morsi, gli ruba l'anello, prende l'anello e qui il destino vuole che Inciampi cada nel vulcano e risolve la situazione. Quindi l'anello viene distrutto nonostante Frodo non voglia distruggerlo. Questo succede grazie all'eucatastrofe, cioè è un ribaltamento gioioso che cambia del tutto le cose. Ed è così importante in relazione al cristianesimo perché Tolkien dice che l'eucatastrofe della storia, la più importante eucatastrofe del mondo, è stata la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo nella Pasqua. La Pasqua è la più grande eucatastrofe di sempre. E la genialità di Tolkien, che era un pensatore notevole, non solo un romanziere, è che dice che l'eucatastrofe è una storia, perché la leggiamo nei Vangeli, è un racconto, ma allo stesso tempo è un fatto, perché è avvenuto. Quindi l'eucatastrofe è stato l'evento, cioè la morte e risurrezione di Gesù Cristo, è stato l'evento che ha unito questi due mondi, il mondo della fantasia, del racconto, delle storie, del mito, perché anche i cristiani hanno una mitologia, si parla di mitologia cristiana, insieme alla storia, un fatto. E quindi il nostro mondo si lega col mondo secondario. E questa eucatastrofe, la morte e risurrezione di Gesù Cristo, ha fatto sì che tutte le storie, i miti fossero veri.
Quindi per Tolkien non è assolutamente vera l'idea che gli dèi della nordicità, gli dèi che troviamo nelle saghe medievali, sono dei falsi dèi, dei demoni da combattere. Per Tolkien sono delle creature reali che esistono a livello secondario, sono state tutte santificate da questo fatto. Non è un caso che Tolkien abbia scritto un'opera per i figli che si chiama Le lettere di Babbo Natale. Babbo Natale, che molti considerano un personaggio scomodo, è meglio non parlarne perché c'è solo Gesù. Per Tolkien, che era un cattolico d'acciaio, si sarebbe rifiutato di accettare una prospettiva del genere, perché Tolkien amava Babbo Natale, sosteneva che esistesse, esisteva a livello secondario. E Tolkien dice che Dio è Dio nostro ed è Dio anche di Babbo Natale. E questa, secondo me, è una bellissima via per approcciarci a questo mondo secondario, un mondo fantastico, perché ci permette di capire che non è vero che il mondo delle storie è una cosa che non ci riguarda, è vero ed è perfettamente in armonia anche con la religione cattolica. Ecco, queste lettere di Natale tra l'altro sono corredate anche da dei disegni molto belli di Tolkien, no? Che sarebbe un bel Certo, regalo perché anche questo Tolkien di era un Natale. illustratore Esatto, anche. era anche un illustratore. Ecco, ritornando ancora al mito, il linguaggio, un po' il sottotitolo dell'opera, della tua opera, La scoperta della Terra di Mezzo. Tolkien da filologo, a me ha impressionato questa cosa, non lo conoscevo e devo dire ho imparato da Paolo Nardi, che prima ha inventato le sue lingue, come dicevamo all'inizio, e poi ha creato le storie, anche i personaggi che poi le hanno incarnate. Anche se mi sembra un'intuizione molto profonda che se puoi aggiungere qualche parola in merito. Certo, Tolkien, come dici tu, ha prima creato le sue lingue, prima creava l'elfico, ma addirittura partiva da degli etni, cioè il suo modo di scrivere era tale per cui lui non si metteva davanti a un foglio e si metteva a raccontare la storia partendo dal principio, lui partiva da una parola, era un linguista, quindi creava delle lingue e poi stava lì a pensare perché una parola aveva una determinata radice. E questo secondo me è fantastico da vedere nel caso della parola fatto, quello che abbiamo detto prima. Lui parte dalla radice imbar e crea le parole ambar e umbar, cioè parole che vogliono dire fatto, destino, ma indicano due cose diverse, cioè i fatti che vengono stabiliti da Dio e il processo storico che porta questi fatti a realizzarsi. Questa è filosofia elfica, che però parte da una radice. E questo modo di fare è sempre costante nella produzione di Tolkien, cioè sempre noi vediamo che lui parte dalle parole, dalle lingue, dai nomi, è così importante quindi la lingua in Tolkien. Tolkien stesso dice che lui ha scritto Il Signore degli Anelli per far dire una frase che è quella che troviamo detta da Frodo in Elfico, cioè una stella brilla cioè nel momento del nostro incontro, e che lui ci teneva che qualcuno parlasse quella lingua. E questo perché? Perché Tolkien ha un approccio alla fiaba che è di tipo linguistico, cioè il concetto fondamentale è che non esiste differenza in Tolkien tra il mito e il linguaggio, non esiste una lingua che non contenga un mito al suo interno e non esiste un mito se non c'è una lingua che riesca a raccontarlo. E ci sono anche dei precisi particolari dei racconti che riflettono su questo. A volte è un nome che caratterizza un personaggio, a volte è un fatto che dà origine a una parola, a volte non si capisce neanche quale sia la differenza tra le due cose. E questo è perché Tolkien era in netto contrasto con quello che si diceva nell'Ottocento a proposito del mito, l'interpretazione del mito, c'è cioè chi diceva che il mito era una malattia del linguaggio, perché era un linguista, non poteva accettare queste cose e tutta la sua costruzione del mondo parte proprio dal linguaggio, ma addirittura, cioè, noi da una parte troviamo che i personaggi hanno tantissimi nomi, cioè Gandalf, per esempio, noi lo conosciamo come Gandalf, ma in realtà Gandalf presso ogni popolo dove è conosciuto ha un nome diverso, che riflette una parte del suo carattere. O comunque delle sue qualità, del suo personaggio. E ci sono, gli elfi hanno tre nomi,
E addirittura un nome viene dato dalla madre ed è quello che maggiormente esprime il carattere del figlio. Questo per dire quanto sono importanti i nomi. A volte i nomi contengono già al loro interno dei germi della storia di quei personaggi. Questo è molto vero nel caso degli elfi. Ci sono dei personaggi anche nel Silmarillion che avranno un arco narrativo che rispetta proprio il loro nome, che già ha degli elementi interni, ecco, che ci danno degli indizi di come andrà avanti la storia di quel determinato personaggio. Ma dirò di più, la concezione della storia di Tolkien, che è quella della caduta, perché Tolkien era un cattolico e non pensava che l'uomo andasse verso un paradiso terreno, perché il paradiso sta sempre alle spalle dell'uomo e anche degli elfi, perché anche gli elfi hanno lasciato il paradiso. La concezione della storia di Tolkien va sempre da un segno più a un segno meno, dalla luce alle tenebre. E talvolta ci viene salvati dall'intervento di qualche luce improvvisa, della grazia, che così salva i personaggi e salva la situazione degli elfi, degli uomini, che così possono continuare a vivere. Ma questo poi si traduce anche in una minore luce effettivamente nel mondo, ma anche in una divisione dei popoli, delle stirpi e delle lingue. E le lingue partono da una lingua complessa in cui una parola vuol dire tante cose. C'è un capitolo all'interno del Signore degli Anelli, quello di Barbalbero, che è molto difficile. Di solito chi legge il Signore degli Anelli si arena a quel punto della narrazione, ma perché Barbalbero fa un ragionamento da filologo. Da vecchio, da essere l'uomo, la creatura più vecchia presente nel mondo della Terra di Mezzo, fa delle riflessioni filologiche sul fatto che anche la lingua degli elfi è andata sbiadendo. La lingua si è semplificata, una volta voleva dire tante cose, oggi invece vuol dire una sola cosa. E lui nota che anche gli elfi, come la loro lingua, probabilmente stanno sbiadendo. Guarda caso anche gli elfi sbiadiscono in Tolkien. Progressivamente perdono la loro corporeità, diventano incorporei perché sono sottoposti alla corruzione del mondo. Quindi, questo è solo per capire quanto è profonda la riflessione di Tolkien, che riguarda non solo la filosofia, la teologia, l'ontologia dei personaggi, ma tutto questo si traduce in una costruzione anche linguistica, come la linguistica, le lingue riflettono tutte le spinte e le leggi che regolano la vita e la stessa creazione di elfi e uomini, insomma dei personaggi. E io non credo che esista un altro autore che si sia interrogato così profondamente su queste problematiche e le abbia messe in relazione. Ecco, Paolo, adesso siamo quasi vicini alla pausa musicale, però farei un'ultima domanda riguardo alla polifonia di Tolkien, di cui tu parli come esempio nel Signore degli Anelli, il consiglio di Elrond. Ecco, il modo di parlare dei personaggi che esprimono un'etica. Ecco, se vuoi, ecco, anche questo è molto interessante. Il concetto proprio di polifonia e questo modo di parlare di questi personaggi che incarnano un'etica. Dopo facciamo una pausa dopo la tua risposta. Sì, il consiglio di Elrond è forse il mio capitolo preferito all'interno del Signore degli Anelli. È un lunghissimo capitolo in cui ci sono personaggi che parlano, 12 personaggi che raccontano storie, esprimono punti di vista, danno ipotesi, avanzano proposte, poi però nel dialogo tipo maieutica, platonica, il dialogo va avanti e si superano tutte queste posizioni fino a giungere addirittura alla risoluzione del problema assumendo il punto di vista non di uno di questi personaggi, ma il punto di vista del cattivo, di Sauron, il Signore Oscuro, che non si potrebbe mai aspettare una cosa del genere, allora decidono di fare esattamente il contrario di quello che farebbe il Signore Oscuro. E in questo capitolo tutti i personaggi parlano, ma non parlano normalmente, parlano a seconda del loro registro linguistico, come abbiamo detto prima, quello che la vecchia traduzione non rispettava. Tutti i personaggi in Tolkien sono inseriti all'interno di una ben precisa cultura. Gli Hobbit parlano inglese moderno, parlano secondo dei modi espressivi tipici della borghesia rurale, molto bassa, no? Dopo trovi gli alti elfi che parlano in una maniera ricercatissima perché sono millenari, perché vivono da millenni e sono le persone più luminose della Terra, sono quelle più sagge, che hanno la più grande conoscenza.
E oltre a loro ci sono gli uomini che sono inseriti all'interno delle loro culture di appartenenza e sono culture che, guarda caso, sono tutte franate verso il militarismo. I Rohirrim parlano tutti in una determinata maniera, come gli anglosassoni antichi, ma secondo anche formule molto legate al gergo eroico delle saghe nordiche, e anche gli uomini di Gondor hanno cominciato a pensarla così. Hanno pensato che la guerra sia la cosa migliore da fare, quindi si esprimono anche loro così, ma tutti secondo le loro specifiche, perché in Tolkien è proprio così, cioè oltre alla psicologia dei personaggi c'è anche la cultura di appartenenza, e di solito i personaggi parlano tutti secondo delle modalità espressive che sono perfettamente inserite all'interno di quella cultura di provenienza. Voglio ricordare che quando viene descritta per la prima volta Éowyn, la dama di Rohan, la giovane che dopo vuole andare in battaglia come gli uomini e non accetta il suo ruolo di principessa che deve stare a corte, Aragorn la vede e viene descritta Éowyn secondo lo sguardo di Aragorn. E Aragorn la vede e la definisce ritta e splendente come una spada. Non è un caso che venga utilizzata questa parola, perché la cultura di appartenenza di Éowyn è quella dei Rohirrim, cioè gli uomini dei cavalli che vivono per fare la guerra e vivono per ottenere una bella morte sul campo di battaglia. E lei è descritta come una spada, cioè lei è l'arma di riferimento di quel popolo, e viene descritta utilizzando parole provenienti dall'anglosassone, ancora una volta, perché i Rohirrim vengono tradotti con l'anglosassone nel loro modo di parlare. Quindi qui si vede la polifonia di Tolkien, che utilizza molti registri linguistici, molte lingue, molti termini provenienti da diverse lingue per esprimere anche la differenza caratteriale e i vari modi di pensare dei personaggi. E questo poi si collega al grande problema della polifonia della fiaba, perché in Tolkien la fiaba è polifonica. Il Signore degli Anelli e l'Hobbit sono scritti da uomini, ma sono scritti da Hobbit. Il punto di vista è loro. Il Silmarillion, l'altra grande opera, è scritta da un punto di vista elfico, e quindi anche i problemi su cui si riflette sono diversi. Gli elfi hanno delle problematiche legate all'immortalità, che è loro caratteristica. Gli uomini invece sono caratterizzati da altre problematiche legate alla loro mortalità, e le storie, a seconda del punto di vista, riflettono su diversi problemi. E quindi qua si vede proprio il fatto che la fiaba, come dice Tolkien nel saggio sulle fiabe, è polifonica e non potrebbe essere altrimenti. Esprime una verità parziale, che è quella legata ai problemi degli esseri, delle creature, dei popoli di riferimento. Ecco Paolo, attenzione però non senza mai cadere nel relativismo, vero? Cioè, sono da punti Certo. di vista ma assolutamente al di fuori di come noi pensiamo il relativismo, ecco, assolutamente non è Anche perché questo. sono punti di vista che si intersecano. Cioè, non è solo il racconto da un certo punto di vista e poi vale tutto. Cioè, il punto di vista degli uomini si interseca col punto di vista degli elfi, e ognuno dei due popoli cerca di dare la sua spiegazione della realtà, ma spesso poi questi due mondi si sovrappongono, si uniscono e cercano di ragionare insieme pur nella diversità. In Tolkien il bene c'è sempre, il riferimento al bene c'è sempre e il male è sempre chiaro. Non c'è mai un relativismo di fondo. Diciamo che la storia è comunque si dice, dovuto al fatto che qualcuno l'ha vista e qualcuno la testimonia, perché la scrive. Non è una verità assoluta, è sempre mediata dal fatto che è raccontata da un ben determinato punto di vista. Ecco, intanto ti ringrazio. Adesso facciamo una breve pausa musicale dove raccogliamo le domande, ecco, se qualcuno ha bisogno di chiarimenti, di precisazioni. Ecco. Sì, pronto? 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 Sì, da dove chiama, gentilmente? Sì? Da Piemonte, provincia di Novara. Sì, prego, prego. Faccia pure una Allora, domanda, grazie. complimenti, anche la musica di introduzione della vostra trasmissione è bellissima, e complimenti alla regia. Però
Poi sono contenta di aver sentito questa cosa, perché penso che sia sempre attaccata a Radio Maria. Questa trasmissione mi ha intrigato molto, perché ho appena finito di leggere Il Signore degli Anelli, che avevo già letto tempo fa, anni fa. Questa qui è finita di stampare nel dicembre 22, ed è, volevo sapere se vi riferite nella vostra trasmissione, se vi riferite a questa versione. Infatti ho trovato che aveva delle cose affascinanti, come scritto, come c'erano delle parole che magari non sono proprio italiane italiane, ecco. E qual era la traduzione di, si ricorda, Ottavio di chi era? Ah, ecco, sì, è proprio quella di cui abbiamo parlato. All'inizio, certo, proprio quella, sì. Fantastico, proprio. Devo dire che è una cosa incredibile. Questo libro veramente mi ha affascinato oltremodo. E l'avevo già letto, ma questo mi è sembrato di leggere un altro libro in un certo senso. Cioè, non proprio, però bellissimo, ecco. Grazie, la ringraziamo, ecco. Io approfitterei della signora qua di Novara, che ha letto questa nuova traduzione, nuova insomma del 2019, di cui abbiamo parlato, innanzitutto per dire che Il Signore degli Anelli va letto e riletto, vero Paolo? Va non solo letto una volta, ma va anche riletto più volte. Ecco. E poi ecco, non abbiamo riferito ai nostri ascoltatori quando è ambientato Il Signore degli Anelli, perché all'inizio parlavamo, no, della rivelazione, e quindi che siamo in una storia precristiana. Ecco, se puoi precisare queste cose, che ovviamente per chi già conosce Tolkien è chiara, sono chiare, ma per chi non li conosce, ecco, quando è ambientato Il Signore degli Anelli e soprattutto su leggere o rileggerlo. Beh, allora, diciamo questo, che nell'immaginario di Tolkien, la Terra di Mezzo, Arda, come lo lui chiama il mondo, ha vissuto tre ere. Il Silmarillion, che è l'altra grande opera epica, parla soprattutto della prima era e della seconda. La prima era si svolge in una terra che non c'è più nel Signore degli Anelli, perché è stata inabissata, il Beleriand, quello che si è nominato prima. E alla fine c'è una grande guerra, crolla tutta questa parte di terra e rimane solo la terra di mezzo. La seconda era finisce con un'altra catastrofe, cioè l'isola degli uomini gigantesca in mezzo al mare che viene inabissata. Finita questa terza e seconda era, c'è una terza era, e alla fine della terza era si collocano le vicende che vengono raccontate nell'Hobbit a 60 anni di distanza nel Signore degli Anelli. La fine di Sauron e la distruzione dell'anello fanno sì che finisca la terza era e cominci la quarta, l'era degli uomini, perché gli elfi ce ne vanno tutti dalla terra di mezzo. Ora, quando è ambientata... Scusa Paolo, chiedi scusa. Per chiarire ai nostri ascoltatori, quando inizia la quarta era, quanti millenni siamo prima della venuta di Cristo, circa, insomma, nella mente di Tolkien? Questo non possiamo dirlo, questo è un grosso problema, non possiamo dirlo, perché non c'è una datazione pseudostorica all'interno della narrativa tolkieniana. Tolkien dice che la Terra di Mezzo è come il nostro mondo potrebbe essere stato in un passato ipotetico, ma a un altro livello di immaginazione, cioè non possiamo dire 5.000, 6.000 anni prima di Cristo, perché non è così, è un altrove esistente a livello secondario, e non possiamo neanche dire che la Terra di Mezzo sia l'Europa medievale come fanno in molti, perché non è vero, perché ci sono elementi dentro che provengono da svariate fonti. Ci sono popolazioni che ricordano gli Unni, ma allo stesso tempo ricordano anche i Greci dell'antichità,
Oppure ci sono delle popolazioni come i Numenoreani dell'isola di Numenor, che sono degli uomini scandinavi che vivono in uno scenario atlantideo, mediterraneo, e si vestono come degli egizi e hanno delle credenze, il culto dei morti come gli egizi, ma allo stesso tempo un monoteismo come gli ebrei. Cioè, noi non possiamo bene definire queste cose. Sono anche gli uomini preistorici, li troviamo anche il Signore degli Anelli, il Druedain, di Gamburigani, il loro sovrano che parla con un selvaggio, sembrano degli uomini delle caverne e sono compresenti all'interno di questo mondo. Quindi è molto difficile fare un ragionamento del genere. Forse dobbiamo veramente entrare nell'ottica di idee che la Terra di Mezzo sia il nostro mondo a un altro livello di immaginazione, come potrebbe essere stato, ma come potrebbe anche essere proprio per questa dinamica di rapporto tra il mondo primario, il nostro, e il mondo secondario, che presenta tutti questi elementi provenienti dal mondo primario, ma li rielabora all'interno di una creazione di mondo assolutamente indipendente. Perfetto, Paolo, abbiamo un altro ascoltatore in linea. Sì, pronto? Sì, pronto, Pronto? salve, buonasera, mi sente? Sì, Sono molto Samantha da bene. Roma. Perfetto, dica pure. Volevo chiedere qual è, se c'è una differenza della visione della provvidenza in Tolkien e la visione della provvidenza in Manzoni. La ringrazio e ascolto per radio. Bellissima domanda. Beh, io mi sento di poter dire che la provvidenza c'è. E potrebbe anche essere la stessa, potrebbe, posto che poi l'idea di provvidenza di fatto che c'è in Tolkien non corrisponde perfettamente, per esempio, a quella di Tommaso d'Aquino, cioè Tolkien non è un teologo, quindi utilizza questi elementi in chiave narrativa, questo è importante sottolinearlo. Però allo stesso tempo io mi sento di poter dire che se la provvidenza c'è, il modo in cui viene affrontata anche attraverso i personaggi e il modo di comportarsi di quei personaggi è diverso in Tolkien rispetto a Manzoni. Perché in Manzoni, Fra Cristoforo dice a Renzo e Lucia di stare buoni, perché alla fine interverrà la provvidenza a sistemare le cose. E nei Promessi Sposi effettivamente non si ribella mai nessuno. E a un certo punto il romanzo finisce, ma viene salvato dall'intervento della peste, che è il vero e proprio Deus ex machina della vicenda. Ci sono i Deus ex machina in letteratura, arriva un evento che non dipende dall'uomo, che cambia le cose, fa crollare i cattivi e fa vincere i buoni, c'è il premio finale. E in Tolkien questo non succede. Il Deus ex machina a volte c'è anche in Tolkien, per carità, però se noi prendiamo un'altra figura di guida, come potrebbe essere Fra Cristoforo nel mondo di Tolkien, vediamo che potrebbe essere Gandalf. Ma Gandalf non dice agli altri di stare buoni perché ci penserà la provvidenza. Gandalf è molto più interventista e nella dinamica dell'esercizio del libero arbitrio di cui abbiamo parlato prima, Gandalf dice tu devi decidere, devi decidere di fare e partire. E questo è il motivo per cui alla fine non ci sono Renzo e Lucia che stanno buoni nel Signore degli Anelli. Cioè Gandalf gli dice che bisogna resistere contro il nemico e a volte bisogna anche prendere la spada per combatterlo, anche se non è la prima istanza, perché non bisogna fare la guerra come prima cosa. Però ci sono delle situazioni in cui bisogna partire, bisogna agire, bisogna uscire di casa e questo lo vediamo nell'Hobbit. Bilbo deve uscire di casa, non può stare in casa tutta la vita, deve uscire, deve affrontare anche i mostri, deve affrontare il drago, perché deve scoprire se stesso, deve scoprire il suo posto nel mondo. Questa secondo me è una grande differenza tra questi due autori. Io la vedo così. Gandalf ti spinge a muoverti, a combattere. C'è un altro particolare che secondo me va in questa direzione all'interno del Signore degli Anelli, è che
cioè è la figura di Tom Bombadil. Adesso non voglio stare qui a parlare dell'identità di Tom Bombadil, chi è, cosa fa, visto che è una delle grandi problematiche tolkieniane che caratterizza sempre tutte le conferenze, gli incontri a tema Tolkien, Signore degli Anelli. Ma c'è una cosa interessante scritta da Tolkien in una lettera, quella in cui Tolkien dice che Tom Bombadil è l'unica allegoria presente nel suo romanzo, un'allegoria dello spirito della natura piombato sulla terra. Dice anche che Tom Bombadil è un pacifista totale. Quindi, di fronte al problema anche dell'ingiustizia, del male, Tom Bombadil segue l'idea di non fare niente, sta nel suo reame, ha potere sulle cose, ma non risolve le cose. Il consiglio di Elrond, di cui si è parlato prima, decide di non dare l'anello a Tom Bombadil, perché dicono, c'è qualcuno che lo propone, ma gli rispondono, guarda che Tom se lo perderebbe perché non ci dà peso, perché non lo ritiene importante e quindi lo perderebbe. E saremmo al punto di partenza, si risolverebbe il problema per pochi anni e poi di nuovo si perderebbe l'anello, irriterebbe qualcun altro e ci sarebbe di nuovo una guerra col Signore Oscuro che vuole impadronirsene. Tolkien dice in questa lettera che la strada scelta dagli elfi a Gran Burrone, cioè nel consiglio di Elrond, non è quella di Tom Bombadil, non è la via da seguire, non può esistere un pacifismo assoluto, perché nel Signore degli Anelli per risolvere i problemi bisogna tenerci in qualche modo e bisogna anche accettare il fatto che bisogna partire armati e affrontare il nemico. E quindi secondo me c'è una differenza fondamentale tra questi due autori, che deriva dal fatto anche che Tolkien aveva combattuto nella prima guerra mondiale, si era trovato di fronte al problema della guerra, del portare la morte agli altri, del comandamento non uccidere. C'è un punto all'interno del Signore degli Anelli in cui gli Hobbit si ritrovano per fare la rivolta contro Saruman che gli ha invaso la terra e devono ribellarsi ai suoi sgherri e si mettono lì a dire dobbiamo fare un'insurrezione, però se facciamo un'insurrezione potrebbe venire fuori che c'è il rischio che qualcuno di noi muoia, ma dovremmo ammazzare anche il nemico, come facciamo? E nel campo dei buoni c'è questa discussione sulla liceità o meno di uccidere l'altro, che non è un orco, un troll, è un altro uomo che ti sta facendo del male. E però questa discussione c'è, e alla fine viene deciso che sì, lo facciamo, però uccidiamo meno persone possibili solo se fanno del male agli Hobbit. Quindi c'è anche una profonda relazione di Tolkien, secondo me, con questo comandamento di non uccidere, che alla fine lo pone ancora una volta come autore problematico di fronte a delle problematiche che lui stesso aveva vissuto sulla sua pelle, avendo partecipato da volontario alla Prima Guerra Mondiale. Ecco Paolo, così ti farei una forse ultima domanda, vediamo se riusciamo. Tu hai citato proprio Gandalf nel tuo libro, una bella frase, io vado a leggere breve: tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato, e ognuno viene concesso un tempo e ognuno deve decidere come utilizzarlo. Ecco, su questa bellissima frase, secondo me, molto attuale, molto moderna, cosa possiamo aggiungere? Beh, che questo problema della morte è forse la chiave di lettura del Signore degli Anelli, perché lo dice Tolkien. Gli spiegava che il Signore degli Anelli doveva essere una riflessione sul rapporto tra morte e immortalità, il rapporto con il divino. Questa tematica si riassume anche in questa frase, cioè Gandalf che dice tutto quello che possiamo fare è decidere, cioè esercitare il nostro libero arbitrio nel tempo che ci viene concesso, cioè in una vita mortale, ecco l'unica cosa importante da fare. E perché? Ma perché questo si connette alla creazione dell'universo di Tolkien, perché Tolkien dice che all'inizio dei tempi Dio ha creato gli elfi immortali e per sempre legati al mondo, e ha creato gli uomini mortali, ma con il dono della libertà. Cioè, gli uomini moriranno e il loro spirito andrà da un'altra parte, dove non lo sa nessuno, lo sa solo Dio, Dio creatore. Gli uomini non si fidano, e gli uomini temono la morte, invidiano gli elfi perché vorrebbero essere immortali come loro. Nel mondo di Tolkien, in tutte le ere, gli uomini hanno l'angoscia della morte e sono disposti a tutto pur di diventare immortali. E guarda caso,
l'anello del potere, quello di Sauron, gli dà questa possibilità, gli rende immortale, ma contemporaneamente questa cosa ti toglie il libero arbitrio, ti toglie la possibilità di decidere, ti trasforma in uno spettro, come i Nazgûl, i Cavalieri Neri, che sono totalmente vittime dell'anello, non hanno neanche più una loro identità, sono invisibili, non hanno una forma corporea, hanno perso la loro qualità umana, perché la qualità umana è essere mortali e avere la libertà di scegliere. E queste due cose sono insieme, perché il fatto che si muore dà una misura della, e anche il valore delle nostre scelte. È una riflessione filosofica molto importante, a mio avviso, questa fatta da Tolkien, perché Tolkien ci dice che la vita non è vita se è allungata in maniera esasperata fino a diventare degli spettri, perché alla fine ognuno ha una storia, ognuno recita la sua parte nel mondo, ma è chiamato a decidere in base al tempo che gli viene concesso, e solo alla luce del fatto che prima o poi si muore, le nostre scelte hanno un'importanza e hanno anche delle conseguenze nei confronti degli altri, anche perché quello che ci trasmette Tolkien, il Signore degli Anelli, è che gli eroi del Signore degli Anelli non sono solo quelli che si fanno carico dell'anello, ma sono anche quelli che riescono a pensarsi sempre in relazione agli altri, che si fanno carico degli altri, anche dei problemi degli altri, con la cura degli altri. Questa secondo me è una delle grandi eredità anche cattoliche che ci ha lasciato Tolkien con la sua opera. Ecco, come anche il sentimento di pietà, ecco, così mi hai fatto venire in mente nei confronti di Gollum, no? Sia da Bilbo e anche da Frodo, poi anche nei confronti di Saruman alla fine. Frodo, ecco. Beh, cioè, anche Frodo nei confronti di Saruman ha sempre la possibilità a Saruman di ravvedersi, anche Gandalf, gli dicono più volte di andare dalla loro parte e di non lasciarsi andare, invece Saruman nell'orgoglio rifiuta sempre, poi dice viene Gollum, c'è sempre la pietà di Frodo che vede, e anche Bilbo che vedono in Gollum un altro se stesso, vedono se stessi come sarebbero potuti diventare vivendo come Gollum con l'anello, senza conoscere nessuno, nell'oscurità. Ma anche la storia di Theoden con Grima rettilingua, che il suo servo che lo mette sotto un incantesimo ripetendo nelle orecchie che è vecchio, non serve a niente, è incapace, e alla fine quando Theoden si riapre, perché Gandalf lo fa ritornare nell'al di qua, vorrebbe prendersela con Grima, ma lo perdona e gli dice non ricapitarmi davanti, perché altrimenti la prossima volta ti andrà male, e quando ci ricapiterà davanti di nuovo avrà pietà. Cioè gli eroi di Tolkien sono anche quelli che hanno pietà, e questa pietà cristiana che invece gli eroi dell'antichità nordica non avevano. Grazie Paolo, siamo alla fine, mi sono rammaricato, il tempo è scorso veloce, avevo tante altre domande, anche altra gente che avrebbe voluto porti qualche altra domanda, però siamo in chiusura. Io veramente ringrazio Paolo Nardi, la sua grande opera di sana divulgazione di Tolkien. Ricordo i suoi tre libri, tutti editi da Fedecultura, leggiamo insieme Lo Hobbit, leggiamo insieme Il Signore degli Anelli, Alla scoperta della Terra di Mezzo. Grazie ancora di questo, magari faremo una trasmissione anche più avanti, perché Tolkien è davvero un autore che bisogna conoscere e approfondire meglio. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, anche quelli che non sono riusciti ad intervenire, ringrazio la regia di Radio Maria che da 10 anni ci permette di andare avanti con queste trasmissioni mensili, e do a tutti una buona notte e una buona domenica. Grazie ancora a tutti.